Buongiorno ragazzi, buongiorno, buongiorno a tutti. Qui davanti. Giovedì. Era ieri, oggi è venerdì. C'è il sole. Buongiorno a tutti. Un po' di musica. Eccolo, eccolo. Per davvero. Le abitudini di cui non vado fiero. Eccolo qua. Vasco, un grande. Buongiorno ragazzi. Oggi volevo raccontarvi una favola per me. Una storia, un racconto che non è mio, ahimè, ma è di Ernest Hemingway. Altra roba rispetto a me, ovviamente. Ernest Hemingway, che è uno scrittore, un giornalista statunitense, è stato autore di romanzi e racconti ed è vissuto, è nato nel 1899, qui mi sono segnato la sua data di nascita, il 21 luglio 1899, quindi il periodo era quello, e tra le tante cose geniali, meravigliose, interessanti che ha scritto, mi sono imbattuto in questo racconto che per me ha un po' le caratteristiche, i tratti anche della favola, quanto abbiamo bisogno di favole. E credo che sia molto attuale in questo periodo storico, quindi adesso siamo nel 2020, è venerdì, non giovedì, e lui vive nei primi nella prima metà del Novecento, quindi questa roba è stata scritta in quel periodo. Eccola qua, per voi. Attraverso il buchino del muro, il topolino guardava il contadino e la moglie che stavano aprendo un pacchetto. «Che cibo ci sarà?» si chiedeva il topolino, che rimase sconvolto nel vedere che era una trappola per topi. Il topolino fece il giro della fattoria avvisando tutti. «C'è una trappola per topi in casa! C'è una trappola per topi in casa!» «C'è una trappola per topi in casa!» Il pollo alzò la testa e disse: «Signor topo, capisco che è una cosa grave per te, ma non mi riguarda, non mi preoccupa affatto». Il topolino andò dal maiale dicendogli: «C'è la trappola per topi in casa! C'è la trappola per topi in casa!» Il maiale con empatia disse: «Mi dispiace molto, signor topo, ma non c'è nulla che io possa fare, eccetto pregare. Ti assicuro che sarai fra le mie preghiere». Il topolino allora andò dalla mucca. «C'è una trappola per topi in casa! C'è una trappola per topi in casa!» La mucca disse: «Oh, signor topo, mi dispiace per te, ma a me non disturba». Quindi il topolino tornò in casa con la testa bassa, molto scoraggiato, per affrontare da solo la fatidica trappola. Durante la notte sentirono uno strano rumore che echeggiò per la casa, come quello di una trappola che afferra la sua preda. La moglie del contadino si alzò subito per vedere cosa avrebbe trovato nella trappola. Nel buio non vide che era un serpente velenoso con la coda bloccata nella trappola.
Il serpente morsicò la moglie del contadino, che dovette portarla d'urgenza all'ospedale con la febbre alta. Come molti sanno, nella cultura contadina, la febbre si cura con una zuppa di pollo fresco. Quindi il contadino, con il suo coltellone, uscì nel pollaio per rifornirsi con l'ingrediente principale della zuppa. La malattia della moglie però non passava, e così tanti amici vennero a trovarla per starle vicino. La casa era piena e per nutrire tutti il contadino dovette macellare il maiale. Ben presto la moglie morì e tanta gente venne al suo funerale, tanto che il contadino dovette macellare la mucca per offrire il pranzo a tutti. Il topolino, dal buchino del muro, guardò il tutto con grande tristezza. La prossima volta che sentite che qualcuno sta affrontando un qualche problema e pensate che non vi riguardi, ricordate che quando uno di noi viene colpito, siamo tutti a rischio. Siamo tutti coinvolti in questo viaggio chiamato vita. Prendersi cura gli uni degli altri è un modo per incoraggiarci e sostenersi a vicenda. Quando senti suonare la campana, non chiederti per chi suona. Essa suona anche per te. Ernest Hemingway. Ecco, dopo questo bellissimo racconto, credo che ogni mia altra parola sia assolutamente superflua. Buona giornata a tutti, ragazzi. E mi raccomando, sempre con un bellissimo e grande sorriso. Ciao! Disagi che io avevo a terra.